Carissimi telespettatori, cari amici di Rete 55, buon mese di dicembre. Iniziamo proprio in questa domenica, la quarta del tempo di Avvento. E abbiamo una bellissima lettura questa sera, che è una lettura, potremmo dire, già di intonazione pasquale, è un preludio alla Pasqua, ma vissuta nel tempo d'Avvento. Siamo al capitolo 19 dell'Evangelista Luca, i versetti dal 28 al 38. In quel tempo il Signore Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Befage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte. Entrando troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: perché lo slegate? Risponderete dicendo: il Signore ne ha bisogno. Gli inviati andarono e trovarono come aveva detto loro. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero: perché slegate il puledro? Essi risposero: il Signore ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino la discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, piena di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Qualcuno direbbe: ma questa è una pagina che si legge a Pasqua, giusto? Ma noi gli diamo un'intonazione d'avvento per far emergere tre sottolineature. Il Signore ha bisogno di collaboratori. C'era un bellissimo libro che poi è diventato anche un film, Dio ha bisogno degli uomini, verissimo, e delle donne si intende. Gesù manda i suoi discepoli a organizzare la sua entrata in Gerusalemme e manda noi oggi, parallelo, a preparare il suo Natale. Quanti stanno preparando il presepe nelle case? E adesso è ora, mi raccomando, un bel presepe per accogliere il bambino che viene, per essere il Dio con noi. Qui ci sono dei preparativi, anche molto folcloristici se vogliamo. L'asinello, che comunque era la cavalcatura regale, i mantelli, che è tipico di mettere il mantello per dire: passa sopra di noi, come dire: siamo tuoi sudditi, siamo tuoi servitori. E l'incedere di Gesù con canti di gioia può disturbare l'ordine pubblico? Ah, certamente, ma disturba coloro che non vogliono ascoltare. Il bambino che nasce, chi disturba? Quelli che non l'hanno accolto. Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto, dice proprio il Vangelo di Giovanni, parallelo. E lì l'accoglienza era distribuita in coloro che erano gli albergatori, le varie persone che avrebbero potuto fare qualcosa di più nella famosa notte santa. Certo, è necessario che la scelta meravigliosa e misteriosa di Dio, che viene ad abitare in mezzo a noi, venga accolta da coloro che hanno fiducia in Lui. Abbiamo fiducia in Dio. Accoglierlo vuol dire fargli spazio nella nostra vita. Lasciare che la preghiera bellissima che dicono gli abitanti di Gerusalemme, che lodano Dio, benedetto colui che viene nel nome del Signore, la diciamo anche noi dentro di noi. Ringraziamo. Chissà se si ringrazia il Signore nelle nostre case. Si dà tutto per scontato. A volte il ringraziamento fa comprendere i doni che riceviamo. E allora quella parola benedetto, riconoscere negli umili panni del bambino di Betlemme, parallelo, che noi poveri gesti del ministero, e spesso è colui che viene in mezzo a noi e ci salva nella semplicità. È apparsa la bontà di Dio, dice in una delle preghiere molto belle del giorno di Natale. Nostro Salvatore, il suo amore è per noi. È apparsa questa bontà, e la bontà ha un nome solo: Gesù. Attraverso chi? La collaborazione di Maria e di Giuseppe. Dio ha mostrato di sé il volto della condivisione dell'amore,
proprio perché vuole conquistarci il cuore con l'amore e perché vi rispondiamo con amore libero e consapevole. Qui ho preso un detto di un grosso pensatore cristiano, non proprio cattolico, del XIX secolo, Soren Kierkegaard, il quale dice: Signore Gesù, benché tu non sia venuto al mondo per giudicare il mondo, poiché l'amore non è stato amato, tu sei stato il giudice del mondo. È vero. Quanti non hanno amato, quanti non l'hanno cercato, sono già giudicati, si sono già esclusi da questo piano salvifico. Quindi questa pagina ci dice: so accogliere Gesù nella mia vita, so far spazio a Dio, o penso solo a me stesso in maniera insindacabile, cioè che non mi lascio mai mettere in discussione. E questo è il tema anche della Chiesa, che vuole essere il popolo dell'alleanza, della nuova alleanza, che sente il bisogno di condividere la fede perché altri percorrano insieme il cammino della vita. Credere è proprio questo, e lasciare entrare Dio dentro di noi e dirgli grazie. E anche a voi grazie di questo ascolto. Buona serata e ancora buon mese di dicembre che porta Natale.